Benvenuti al punto, una nuova puntata per l'approfondimento legislativo, amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, stiamo conoscendo i consiglieri regionali dopo quattro diciamo, new entry che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, oggi invece due consiglieri regionali che conoscono già e hanno già esperienza in questa istituzione. Andiamo a conoscere il capogruppo di Forza Italia Raffaele Nevi, benvenuto, Buonasera. e il capogruppo dei socialisti e riformisti Silvano Rometti. Buonasera. Partiamo da Rometti, allora, lei viene dall'esperienza più che consigliare, diciamo, di giunta, no? Da assessore, quindi ha vissuto, a differenza... Di Nevi, la politica dal punto di vista ecco, amministrativo, insomma, eh, cosa, cosa si porta dietro a livello di esperienza? Come inciderà ecco, questa, questa sua eh, esperienza da assessore in un ambito più legislativo come quello dell'Assemblea? Beh, sicuramente diciamo, l'impegno diretto nel governo della regione sicuramente ti dà l'opportunità di di avere una conoscenza dei problemi probabilmente più approfondita di chi vive diciamo, le stesse materie dal punto di vista del Consiglio regionale, perché comunque chi sta in giunta diciamo, conosce le varie problematiche in prima battuta e deve affrontarle, deve cercare di dare soluzioni, quindi sicuramente questo è un elemento positivo per quel che mi riguarda, perché io credo in questi, io ho fatto dieci anni l'assessore regionale, eh, con due mandati, peraltro con competenze diverse, quindi credo di avere una, come dire, una conoscenza di quella che è l'attività dell'amministrazione regionale, delle regioni in genere, anche di quelle che sono le possibilità che noi abbiamo anche sul versante dei rapporti con il governo, con i ministeri che io peraltro ho frequentato anche con continuità in questi anni per le materie che ho seguito, le possibilità, le opportunità che abbiamo sul versante dell'Unione diciamo, dell Europea. Quindi, Credo che questo è un bagaglio di conoscenze e di esperienza perché io credo che per risolvere i problemi prima di tutto bisogna conoscerli e sicuramente ecco l'esperienza che ho fatto all'interno della giunta regionale questo sicuramente, da questo punto di vista sicuramente mi potrà aiutare. La cosa più aiutare. importante di cui va fiero è il rimpianto, invece più grande per diciamo, un'iniziativa che non è riuscita a portare a termine in questi dieci anni quali sono? Dunque, la cosa di cui più, che mi dà più soddisfazione che sarà e che diventa una cosa reale è questa di poter agganciare l'alta velocità a 40-50 km da Perugia e che è, una, è un progetto che andrà avanti perché anche la Toscana è molto convinta. Il rammarico che ho è che io pensavo di essere l'assessore che poteva inaugurare la Perugia ancona perché era un'opera che era partita molto bene all'inizio della scorsa legislatura, poi purtroppo per vicende che sfuggono anche alla, al controllo nostro, perché sono fallimenti, questioni diciamo, sulle quali noi molto spesso non abbiamo possibilità di incidere più di tanto. Si ritarda e andremo, abbiamo probabilmente, ecco, io penso che nel giro di 7-8 mesi, in anno al massimo, verrà inaugurato almeno il tratto Umbro e per Perugia questa è una opera molto molto importante. Parleremo dei trasporti, chiaramente ha già inserito questo argomento Rometti, ne parleremo nel corso di questa trasmissione, anche perché Nevi, pure negli ultimi giorni, insomma, è tornato su questo argomento. Nevi, poi entriamo nella... Eh, attuale legislatura nella decima parlando di ciò che saranno i prossimi mesi, i prossimi anni, ecco un appunto particolare a Rometti si sente di farlo? E dove casomai? Ma, di non aver approvato il piano regionale dei trasporti perché siamo andati avanti per tutta la legislatura scorsa a dire che era una cosa fondamentale eh, che andava rivisto tutto il sistema trasportistico regionale alla luce anche del fallimento eh, quasi quasi reale diciamo, della, della Umbria Mobilità, dell'azienda unica dei trasporti, e invece non, 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 la Giunta regionale non è riuscita a portarlo in Consiglio regionale e ad approvarlo, insomma, lo faremo probabilmente da qui a poco, però insomma, andava fatto tre anni fa a nostro avviso. Le sue priorità per questa legislatura? Ma... Le priorità sono sicuramente questa dei, dei, dei trasporti, di sistemare questo comparto. Anche ieri, appunto, come diceva lei, mi sono occupato del problema dei pendolari. Eh, il trasporto pubblico, in generale, è un settore che ha bisogno di, di grande innovazione, di forte ristrutturazione, di, di, di raccordo e di collaborazione col privato. Cioè abbiamo tutto il tema della ferrovia centrale Umbra, insomma, dell'organizzazione più razionale. Del sistema e quindi è sicuramente una priorità. La cosa fondamentale poi è quella di far ripartire l'economia. Come si fa a ripartire l'economia? Attraverso l'utilizzazione dei fondi europei che sia. Eh, più più efficace diciamo, appunto, a cogliere gli obiettivi di crescita economica e eh, soprattutto a organizzare una pubblica amministrazione che sia al servizio di chi vuole fare impresa, e di chi vuole mettere su una nuova impresa e non contro chi vuole fare impresa, come spesso purtroppo accade. Qui non parlo solo di amministrazione regionale, anche di amministrazioni comunali. Infatti, a nostro avviso, serve che la, la Regione incida anche eh, nel, nella così, organizzazione dei servizi a livello comunale soprattutto nei servizi alle imprese e vigili sull'attuazione delle leggi regionali ripartiamo per, sì, per... se ripartiamo da lei Nevi poi torniamo da, da Rometti eh, un buon piano dei trasporti in percentuale quanto può incidere sulla crescita economica occupazionale dell'Umbria a livello di PIL? Diciamo? Beh, adesso diciamo, non è che sono un tecnico esperto da questo Indicative. punto di vista, ma indicativamente sicuramente incide molto perché eh, io penso che ci sia la possibilità anche eh, nella riorganizzazione del sistema dei trasporti anche eh, di mh, costruire un ruolo sempre più da protagonista per le imprese di questo settore, che sono imprese anch'esse in difficoltà eh, eh, e quindi mh, sicuramente tutto eh, concorre a far ripartire l'economia e, e far girare eh, più soldi, ecco, Se si eliminano gli sprechi mastodontici che ci sono stati in questo settore, se eh, si limitano le, 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 le esperienze di malagestione come c'è stato in questo se settore, si liberano grandi quantità di risorse e poi la Regione, forse, <ride> ritornerà in possesso anche dei della montagna di soldi che ha prestato a Primo Peta. Poi andiamo da Rometti, l'alta velocità, Rometti prima parlava dell'importanza no? della previsione di questa fermata a 40 km no? per quanto riguarda sì, l'alta diciamo, velocità. su questo io, io penso che è necessario Uh, insomma, uh, collegarsi meglio all'alta velocità perché l'Umbria non è collegata all'alta velocità. Uh, questa cosa della media Etruria a cui faceva riferimento l'assessore uh, probabilmente è già in uno stato avanzato e sarà uh, irreversibile, però insomma, forse con un peso politico maggiore della regione Umbria si poteva ambire anche a qualcosa di più e cioè far passare uh, l'alta velocità uh, addirittura dentro la nostra regione. C'è anche la E45, ne parleremo tra poco. In questo contesto, Rometti, il piano dei trasporti non è arrivato in commissione, quindi non è arrivato in Aula per mancanza di, di, di tempo per la fine della legislatura o altro? No, diciamo, innanzitutto noi dobbiamo capire che il trasporto in questi anni ha avuto. Noi abbiamo portato avanti una profonda riorganizzazione del trasporto che ha incrociato due fatti imprevisti e gravissimi il drammatico calo delle risorse che c'è stato, e questo è sotto gli occhi di tutti, e la vicenda dei servizi fuori regione che purtroppo ha messo di tutti noi di fronte a una situazione imprevista, che ha ritardato un po' la tempistica che avevamo previsto, e poi un piano purtroppo a tutti dei passaggi che non dipendono da noi, VAS e quant'altro, però il piano è stato... Preadottato definitivamente dalla Giunta, in commissione è andato, deve andare solo in aula, quindi insomma siamo veramente ecco, questione di qualche mese, qualche mese in più rispetto al lavoro, al lavoro previsto. Ma previsto il piano predisposto da lei, insomma. Eh sì, in aula <coughs> deve andare quel piano, che oramai è stato discusso diciamo, a 360 gradi da tutti i soggetti che in qualche modo hanno voce in capitolo, compreso come diceva il consigliere Nevi. Il fatto che quando parliamo di trasporto in Umbria non dobbiamo pensare che parliamo solo dell'azienda pubblica di trasporto di ferrovie dello Stato, c'è un panorama di aziende private che si occupano di questi servizi di trasporto pubblico, scolastico, che riguardano più di mille dipendenti, quindi quasi equivalenti all'azienda all pubblica, quindi è una realtà sicuramente importante. Poi Insomma, sicuramente è uno strumento di programmazione determinante perché poi è propedeutico anche alla gara per l'affidamento dei servizi. Insomma si completa un percorso assolutamente coerente che come ho detto prima purtroppo ha trovato due ostacoli veramente imprevisti veramente molto molto, molto difficili. Ecco, a livello di sviluppo economico come può incidere? la stessa domanda che facevo prima a Nevi. Quando parliamo di un piano regionale di trasporti, innanzitutto parliamo solo di pullman che portano diciamo, i pendolari, gli utenti o i treni, parliamo di aeroporto, parliamo di infrastrutture stradali, parliamo di infrastrutture ferroviarie. Quindi è chiaro che diciamo, un'Umbria più aperta, e questo è il concetto a cui noi dobbiamo tendere, un'Umbria che è collegata meglio con il resto d'Italia e con il resto d'Europa, diciamo, incide moltissimo sulle dinamiche di sviluppo del nostro territorio regionale questo è un punto eh, diciamo come dire del quale sono consapevoli tutti ci sono studi in proposito quantificare una percentuale di PIL, non me la sento perché credo che siano come noi però, è però sicuramente, sicuramente è bel, bel volano, determinante no? come dire. Essere, far decollare il nostro aeroporto eh, agganciarci all'alta velocità Completare le trasversali e ammodernare la E45 significa avere una regione realmente aperta, ben collegata che può veramente fare il salto di qualità da un punto di vista dello sviluppo del proprio territorio. Andiamo con lei, poi andiamo da Nevi E45. E45 ha creato grande dibattito nella scorsa legislatura eh, con gli ambientalisti, trasformazione in autostrada sì, trasformazione in autostrada no, diciamo che ci sono anche dei punti di vista trasversali, no? anche a livello politico, soprattutto l'abbiamo vissuta nella eh, nona legislatura, precedente legislatura. Questa sarà, eh, diciamo, sarà, sarà il periodo in cui verrà presa una decisione finale e la i 45 verrà finalmente eh, messa a punto, sia con la ristrutturazione o con l'autostrada, adesso questo è un punto importante ma comunque ha bisogno di manutenzione quella strada lì. Non lo so, ho sentito alcune dichiarazioni del Ministro del Rio che mi lasciano un po' perplesso, sinceramente. E, mh, devo dire che eh, la E45, anche qui insomma, ne, molto spesso noi facciamo un dibattito solo regionale, le cinque regioni che sono attraversate dalla E45, tutte, quindi vedo, la vedo difficile che l'Umbria avesse potuto esprimere un parere diverso, hanno dato parere favorevoli, ma non ora, nel 2007, all'adeguamento alla trasformazione del 45. Le cose sono andate avanti, noi abbiamo espresso tutti i pareri, tutto quello che era in capo alla regione lo abbiamo fatto. In questi anni sembrava che le cose fossero, come dire, oramai mature. Certo, c'è il grande punto, c'è cioè passare dalle parole ai fatti, c'è cioè un investitore che tira fuori tutti questi soldi per poi essere remunerato con diciamo, altre forme di finanziamento a posteriori da parte dello Grazie, Stato, so. pedaggi e quant'altro, è un qualcosa che i punti interrogativi diciamo, li ha sempre lasciati. Il punto a grande era quello del pedaggio per i residenti. No? E Lì poi comunque c'è anche... stata la grossa questione che tutte le regioni, compreso noi, abbiamo posto di salvaguardare diciamo, il traffico locale. Che abbiamo già fatto peraltro quando si è trattato di metterlo sulla Perugia Bettolle. Quindi, noi insomma da questo punto di vista. Adesso vediamo quello che succede. Sicuramente la manutenzione è fondamentale. perché allora, Andiamo a chiudere questo argomento con Raffaele Nevi. Nevi lei tutti i giorni la percorre l'Ai 45, quindi esatto. la conosce bene, conoscerà anche conoscito. dove sono le buche. No? Eh, sì. Dove è il catrame insomma, Assolutamente più, sì. eh, faccio, dove bisogna fare le serpenti. delle traiettorie ormai eh, ben precise tipo Formula 1. Lei no? era passa... d'accordo per la trasformazione in eh, autostrada? Sì. Ma io, io sono d'accordo a fare in modo che questa infrastruttura non sia più quello che è adesso, cioè eh, sostanzialmente appunto un, eh, un, un tracciato pieno di, di, di buche e soprattutto un tracciato dove passa tutto il traffico pesante di serie C d'Italia perché non pagando il pedaggio, chiaramente quelli che vogliono risparmiare, perché magari sono trasportatori sull'orlo della crisi o sull'orlo del fallimento, passano eh, sulla E45, che infatti i dati ci dicono che in questi anni di crisi, al contrario delle arterie, ha avuto un innalzamento del traffico. A fronte di questo, la giunta Marini, mh, secondo noi, è stata molto eh, carente nel chiedere più risorse per la messa in sicurezza. Io penso, tra l'altro, alla luce delle dichiarazioni del ministro del Rio, non mi pare che dopo domani inizieranno i lavori per la trasformazione dell'autostrada nei 45, noi dobbiamo concentrarci eh, sulla richiesta al Governo nazionale di avere più fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e attraverso i fondi, soprattutto la manutenzione straordinaria, prepararsi anche all'eventuale trasformazione perché ci sono dei punti che possono essere già allargati, già eh, organizzati per eh, l'eventuale trasformazione o comunque per migliorare di molto la viabilità attuale. Questa è oggi una arteria veramente fondamentale non per l'Umbria, ma per l'Italia intera e lasciarla così abbandonata in queste condizioni è veramente una cosa che grida vendetta. In più noi dobbiamo affrontare, io penso e spero che questo sia l'obiettivo di questa legislatura, il tema del nodo di Perugia definitivamente, perché lasciare eh, questa situazione, eh, così alla, alla, aspettando che dal cielo arrivi la soluzione, eh, non penso che sia eh, appunto una cosa giusta. Se è vero, come è vero, che il nodo di Perugia non è che è un problema per Perugia o per Bastia Umbra, è un problema per l'Italia intera perché sega in due, taglia in due eh, appunto la I-45, quindi tutti i flussi di traffico nord-sud sud-nord vengono bloccati all'altezza eh, appunto di, di, di Ponte San Giovanni. Allora, eh, cambiamo argomento. Purtroppo il tempo non è che ci aiuta, avremo molte cose da dire, lo faremo anche nelle prossime trasmissioni eh, a cui parteciperete successivamente. Rometti, la, alla politica il cittadino, la gente comune continua. Eh, a chiedere diciamo, sicurezza dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista dell'economia, quindi da, da, partendo dal welfare arrivando fino alla sicurezza proprio reale, no? sicurezza anche del cittadino cosiddetta eh, in una regione eh, come la nostra, ma e poi è un po' ovunque così. Ecco, cosa si sente di promettere a livello di impegno per eh, dare una risposta concreta a queste domande sempre più pressanti? Ma di promettere, innanzitutto eh, il ruolo nostro come consiglieri di maggioranza sarà quello di sostenere e anche stimolare il lavoro dell'amministrazione regionale. Da questo punto di vista, sicuramente io credo che dovremmo essere in questa legislatura più coraggiosi: nel senso che noi, e io l'ho vissuta direttamente come assessore regionale, abbiamo attraversato una legislatura dove ci siamo difesi dalla crisi, dove abbiamo resistito alla crisi. Ora credo che dovremmo passare una logica di attacco della crisi, di aggredire un po' la crisi che c'è e che sembra dare anche qualche segno positivo, nel senso che la congiuntura economica, ho visto i dati dell'associazione bancaria l'altro ieri, danno prospettive di PIL per il 2016 più ottimistiche di quelle del governo. Quindi in una congiuntura economica che sembra migliori, io credo che noi dovremmo ecco, metterci un po' più di coraggio, un po' più di e appunto eh, aggredire questa crisi potendo confidare su due leve fondamentali. La prima è fare il nostro. Il nostro qual è? Far pesare meno la sfera pubblica nelle dinamiche di sviluppo della Regione. Quindi tutte quelle azioni positive che abbiamo avviato nella scorsa legislatura. Ad esempio sulla sanità, bene la riforma, abbiamo ridotto le aziende sul trasporto anche, siamo andati in un'azienda unica regionale, bisogna attuare la riforma sui servizi pubblici regionali perché la legge c'è Lauri al posto di quattro ambiti. Quindi continuare questa semplificazione diciamo delle strutture pubbliche. Un'Umbria più semplice, sia da un punto di vista delle strutture che da un punto di vista del rapporto cittadini-istituzioni, meno burocrazia, credo che questa sia la parte fondamentale che compete a noi. L'altra è. Avere, diciamo, eh, cercare di utilizzare al meglio, magari facendo tesoro anche degli errori del passato, questa formidabile leva che questa legislatura ha, noi attraversiamo questi cinque anni con la programmazione comunitaria diciamo, in corso. Tutti questi, tutta la legislatura sarà incrociata diciamo, da questa possibilità, quindi, utilizzare al meglio tempi, modalità, verifica dei risultati quali settori, è inutile che continuiamo a incentivare o investire settori che comunque come dire, non hanno certo. prospettive, selezionare e fare un'operazione di grande qualità sull'utilizzo delle risorse comunitarie che sono l'unica leva Perfetto. importante che abbiamo per sostenere. Chiarissimo, Nevi. Ma, ehm, sì, eh, io penso che in questa legislatura dobbiamo... Uh, ridare fiducia, un po' più fiducia anche costruendo una pubblica amministrazione come dicevo prima che sta più al servizio delle imprese e meno al servizio di se stessa o, o uh, di altre logiche, spesso purtroppo anche logiche uh, poco positive, clientele e quant'altro. Uh, se poi uh, ripartirà l'economia dobbiamo secondo me fare in modo che ci sia la possibilità anche di investire di più sul campo delle infrastrutture, delle infrastrutture immateriali pure. Per quanto riguarda invece, a cui faceva riferimento, la sicurezza dei cittadini, io penso che dobbiamo innanzitutto essere anche qui realisti e non irrealisti. Sento ancora troppe volte che si dice l'Umbria è un'isola felice, l'Umbria non è la Lombardia o il Lazio, ci mancherebbe altro, ma però non è più un'isola felice, i nostri concittadini non sono più sereni e non sono più liberi. Eh, di girare per le strade delle nostre città senza avere la paura eh, di essere aggrediti, di essere scippati, di essere appunto eh, oggetto di, 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 di malevole attenzione. Quindi, eh, su questo, io penso che ci sia da fare un grosso sforzo di tutto la, il comparto eh, pubblico, com a cominciare chiaramente da chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico che è il Ministero dell'Interno, ma coinvolgendo poi in questo anche la Regione e, soprattutto, le amministrazioni comunali perché anche dal cambiamento delle piccole cose l'illuminazione della strada l'organizzazione della polizia municipale diversa da come era in passato i vigili urbani che devono stare in strada invece che dentro gli uffici come spesso avviene cioè anche le priorità del corpo dei vigili urbani devono cambiare mutare e magari essere un pochino eh, meno attenti alle no, piccole cose amministrative e più attenti invece alla sicurezza dei cittadini. 30 secondi Rometti, ho visto che mi faceva cenno parlando di sicurezza, poi torno a Nevi. La sicurezza, la percezione, noi abbiamo fatto una campagna elettorale di recente, quindi quando si va in giro in Umbria, oramai dobbiamo, io ho la sensazione che diciamo, non tanto la grande criminalità, le infiltrazioni mafiose che comunque sono presenti, ma questo fenomeno della microcriminalità diffusa nel territorio, sono oramai diventate qualcosa di intollerabile per la nostra regione. Le regioni non hanno grandi competenze sulla sicurezza, però possono svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale importante. Questo che già alcune cose sono state fatte ho visto con il governo. Credo che su questo l'amministrazione regionale dovrà impegnarsi non lasciando i comuni soli, insieme alle prefetture, insieme al governo, perché è un tema certo. che io nella, nelle priorità della nostra regione vedo al secondo posto se non al primo. Nevi, lei è stato proposto quale presidente del Comitato di Vigilanza e Controllo sull'amministrazione regionale, organo che appartiene chiaramente alla... Uh, all'opposizione, all'interno dell'assemblea legislativa, ecco, sarà un ruolo molto importante il suo, come agirà, come, come imposterà il suo lavoro? Cercando di orientarlo a, al concreto, cioè spesso questi organi diciamo così, di vigilanza vengono utilizzati eh, magari per eh, così, eh, cercare la, la cosa burocratica che deve essere messa a posto. Ecco, io penso che questo eh, interessi molto poco ai cittadini, interessa invece eh, la, la, il funzionamento della, della macchina, come incide eh, su appunto, eh, la realtà sociale ed economica del nostro. Territorio e io proporrò al comitato che si riunirà per la prima volta mercoledì prossimo, eh, proprio questo, cioè di organizzare il lavoro e occuparsi dei temi reali e concreti che riguardano i nostri concittadini Faccio, e le nostre imprese. Faccio un esempio che ho in mente, ne parlerò poi alla prima, anche forse alla prima riunione, il tema dell'organizzazione degli appalti delle pubbliche amministrazioni. Oggi c'è un grandissimo eh, tema che è come poter aiutare al massimo le nostre imprese a superare la crisi crisi. Ecco, dalle imprese arriva già una prima grande eh, grido di allarme, cioè nella nostra regione si fa ancora troppo ricorso al massimo ribasso, si fanno ricorso a pratiche amministrative che Primo, favoriscono le infiltrazioni eh, di capitali non puliti. Secondo, eh, sfavoriscono le nostre imprese. Allora, utilizzando le regole che ci sono, noi dobbiamo fare in modo che tutta la pubblica amministrazione, eh, a partire dai comuni, eh, possa diciamo, andare e, e nella direzione di rispettare rigorosamente. Le regole, ma al tempo stesso cercare in tutti i modi di, di, di far sì che attraverso quelle poche risorse, perché sono diminuite anche qui, che si utilizzano per gli investimenti, si possa dare fiato alla nostra economia. Allora è stato chiarissimo, Nevi Rometti partirà da, da questo punto, come ha sottolineato adesso, visto che lei a un certo punto insomma voleva. No, questa lei A parte di come affidiamo le opere pubbliche. È un tema anche questo, sicuramente di grande rilevanza perché noi abbiamo un tessuto economico di piccole imprese, sulle grandi appalti non siamo competitivi perché non abbiamo aziende in Umbria, sulle piccole siamo terreno di conquista delle aziende che vengono da fuori e rischiamo veramente di essere perdenti su tutta la linea. Ora noi in Umbria abbiamo una legge che ci consente sotto una certa soglia, sia per i lavori che per i progetti, di poter affidare direttamente. Devo dire che questo serve più... Come le più, più assunzioni di responsabilità, molto spesso anche da parte dei tecnici, degli uffici pubblici, dei comuni, si fanno gare a 360 ⁇ gradi per lavori da 2-300 mila euro, quando invece si potrebbero fare procedure diverse. Anche, anche da 20 mila euro. Quindi non, sicuramente su questo c'è da fare. Però devo dire che da questo punto di vista verrà in soccorso, spero che venga approvata presto. C'è la revisione del codice degli appalti a livello nazionale, è già stato approvato al Senato, deve tornare alla Camera e credo che questa logica del massimo ribasso, che veramente molto spesso ci, ci, ci ha bloccato anche i lavori, perché si prende un lavoro con un prezzo stracciato, poi non si ha la possibilità di... la Perugia Ancona è figlia di queste dinamiche, quindi il nuovo codice degli appalti che cambierà un po' le regole, io spero che possa dare una mano anche alle imprese umbre, perché questo è un altro elemento di sofferenza molto importante. Siamo in conclusione. Nevi, che opposizione sarà quella del. oggi sono più di un'opposizione, no? perché per la prima volta è entrato il Movimento 5 Stelle a Palazzo Cesaroni, che è una cosa diversa dal centrodestra, come è stato sottolineato sovente in queste prime settimane di legislatura. Eh, abbiamo avuto ospite due settimane fa il portavoce Claudio Ricci, portavoce del centrodestra e liste civiche. Insomma, opposizione intelligente, ecco, per fare una sintesi, quella che sottolineava Ricci lo chiedo anche a lei. Opposizione, secondo me, molto dura per eh, quando ci sarà da denunciare. Eh, I ritardi, le manchevolezze, le, le, le cose sbagliate che magari la Giunta farà, opposizione molto morbida se invece si va nella direzione giusta, addirittura. Uh, io l'abbiamo già dimostrato nella passata legislatura, se eh, la, la giunta regionale recepisce le nostre idee, le nostre impostazioni eh, assolutamente ben, ben volentieri potremmo anche a favore e un'opposizione soprattutto concreta e, e che va al sodo delle questioni, non isterica e che va lì a, a, a cosare sui cavilli burocratici, diciamo. ecco, questo, il ruolo dell'opposizione noi non lo intendiamo per cercare di intralciare il lavoro eh, della, della, della maggioranza, cercare di incalzarlo, cercare di mandare più veloce invece la, la, la maggioranza e quindi noi continueremo come abbiamo fatto anche nella scorsa legislatura anche con proposte precise. Ne presenteremo anche domani in occasione della presentazione della, delle linee programmatiche della Presidente. Allora, dato che Nevi parlava di riunione di mercoledì del Comitato di Monitoraggio di domani per quanto riguarda quest'ultima situazione. Ricordiamo, noi ve lo diciamo, stiamo registrando questa trasmissione. Oggi è lunedì 27 luglio di mattina, quindi chiaramente questi giorni poi mentre ci riascolterete durante la settimana, ecco, tenete conto di questo. Eh, Rometti, chiudiamo con lei, un minuto, un minuto e mezzo per chiudere, che invece maggioranza sarà? Una maggioranza aperta alle proposte che arrivano dagli altri banchi del, dell'Aula, come, come, come sarà? Ah, io auspico di sì, io anche nella mia esperienza passata, nella scorsa legislatura, devo dire mh, molti atti, soprattutto... Gli atti che riguardavano il governo del territorio, gli atti sulle infrastrutture, anche sullo stesso piano dei trasporti sono stati approvati diciamo, con larghe maggioranze in Consiglio, quindi siamo in una fase così difficile che credo sia necessario e opportuno il contributo di tutti senza far venire meno una logica che è quella di una maggioranza che governa, di un'opposizione. Però credo che in questo momento in cui i cittadini sono così distanti dalla politica, in cui il rapporto fra le istituzioni e i cittadini è così, credo che l'immagine che dobbiamo dare è di gente che lavora. Per il bene della nostra comunità e non che si perde magari in quelle polemiche che molto spesso sono un po' teatrino, che sono cose che diamo impasto alla comunicazione ma che poi invece non lasciano e non danno risultati effettivi. Nevi lo chiamava l'assessore Prometti, adesso come faccio? la di fronte in aula. E adesso sarà il consigliere, è più difficile. insomma Prometti perché era stata coniata proprio perché non ha portato il piano dei trasporti in aula, ha promesso che lo faceva due, due o tre anni fa. Prometti in 15 secondi la risposta, abbiamo chiuso con questa battuta, possiamo dire, che poi eh, c'era anche no, quando, quando la chiamava così, lei guardava Nevi sì, con, sì. con no, amicizia su sì, 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 a parte i rapporti personali che sono buoni. No, io, credo che, come dire, io credo di aver portato nella mia attività di assessore, di aver come, conseguito molti dei miei obiettivi. Naturalmente, ecco, sulla, sui trasporti c'è stata questa vicenda, però insomma, io sono, sono una persona che ritengo molto operativa. Quindi, adesso vediamo anche in consiglio. Buon lavoro, lavoro al capogruppo di Forza Italia e presidente del comitato monitoraggio e vigilanza, Raffaele Nevi. Buon lavoro a Silvano Rometti nella sua nuova veste di consigliere regionale, capogruppo dei socialisti e riformisti. Grazie per averci seguito, ci fermiamo qui, adesso c'è una pausa estiva per quanto riguarda l'appuntamento con questa trasmissione, il punto, riprenderemo a settembre, quindi buona estate a tutti e ci rivediamo a settembre, arrivederci.